si può chiedere alla cancelliera che seguiva il gol di Sparwasser da tifoso della Germania Est e che pare abbia detto dopo quel gol, ma adesso che cosa succederà a Spari? Che è una bella domanda. E, si racconta che Franz Beckenbauer prese in mano il club del giornalista in una situazione impraticabile e, come spesso succede in questi casi, a volte queste sconfitte sul percorso, se non sono determinanti, sono il carburante che ti serve. Avrebbe dovuto succedere anche all'Argentina di questo mondiale, non è successo perché non sono forti abbastanza emotivamente e hanno incontrato un avversario piuttosto ostico. Però le situazioni sono così, cioè, penso che senza quella sconfitta difficilmente avrebbero vinto. Magari ha detto, mancano 4 partite, lo vinciamo tutti e abbiamo vinto il mondiale. Esatto, esatto. Non sai però con certezza chi incontrerai in finale. L'Olanda è più forte di quella Germania presa complessivamente, però è una partita singola, la giochi a casa tua. L'inizio della partita non aiuta l'olandese, cioè andare in porta un calcio di rigore senza farla toccare i propri avversari in quel modo ti dà più forza di quella che ti dà meno forza di quella che hai, perché ti abbassa la pressione nervosa. E poi, come sempre, ci sono i personaggi che fanno la differenza. Questo brevilineo che, quando giocò nella sua prima stagione al Bayern Monaco, il più grande allenatore del calcio tedesco, dice: quello cosa fa? Raccoglie i palloni? No, il tuo centravanti. Guarda, il calcio è diversa, quello non può giocare per la mia squadra. Chiaramente non ha soltanto fatto felice la sua squadra di club, ma credo che si dimenticano i tedeschi. Quel mondiale, come sempre, se noi pensiamo di sapere tutto dall'inizio, ci perdiamo la gioia di vedere. Non va, ma quasi mai. Guarda, Paolo Maldini recentemente mi ha detto che è stata una grande delusione della sua vita, con la partita persa in semifinale con l'Argentina, è stata per molto una delusione per la sua. Davano un'impressione di potenza incredibile, in città li vedevamo, i tifosi della Germania, si comportavano proprio in maniera prepotente, come era casa loro e non era casa loro, ma era casa loro. E la squadra rispecchiava proprio quel loro modo di essere ed era veramente una corazzata. Tanto premesso, alla fine, nella memoria collettiva del calcio, l'Olanda degli anni 70 è sicuramente più ricordata della Germania. Anche perché la Germania giocava un calcio tradizionale, questi qua avevano preso il calcio e ne avevano fatto un altro, quindi per forza non potevi ammirarli, perché avevano creato un mondo senza ruoli. E Johan Cruyff parla di quella squadra dicendo che era presa dal suo Ajax, che nell'Ajax suo giocavano a destra in serie, che era il gruppo legato a Neschwitz, ovvero sia quelli che potevano giocare tutti i ruoli, tecnicamente anche il portiere della squadra. A sinistra giocavano tutti i frutti, ovvero sia quelli che erano alla stessa pagina con gli altri ma non ne scrivevano mai uno uguale. Lui gradiva tutti i frutti. Già soltanto questa descrizione è impensabile per qualsiasi altra squadra. Cioè, quelli, i tre di qua potevano giocare tutti i ruoli. Io però gradivo qui là perché quelli erano creativi. Ma che squadra è? Che pensiero calcistico è? Che pensiero umano è? Si fa dare la mela a suo padre, la rivendica. Cioè, è una testa in una città che non ha uguali per mercantilità come Amsterdam. È quasi impossibile che ne rinasca. Tutto è costruito sull'acqua. Due costruito sull'acqua e dove tutto è stato commerciale. Sono veramente i più grandi commercianti della storia. Vi ricordo sempre che New York si chiamava Nuova Amsterdam, Nuova Amsterdam prima di diventare New York, che gli olandesi la comprano dagli indiani Algonquin per l'equivalente di $20. Quello che, cioè, se c'è un giocatore mercantile è lui, se c'è un giocatore con un sguardo è lui, che si è un giocatore come il Barça. Allenato da lui, e si dice che la partita della Spagna persa ai rigori contro la Russia sia la fine di quel calcio. Io non sono convinto, dipende chi lo gioca e in che momento è. Non credo che il Barcellona non giocherà così. La Spagna, che peraltro è una Spagna che lascia il mondiale con credo 22 partite senza sconfitta, il mondiale compreso. È una squadra che ha giocato male quella partita e in generale molti giocatori della Spagna sono arrivati stanchi, ma lo credo, col campionato che gioca. Cioè, questi qua lo giocano per davvero un campionato con a 3 fino all'ultima giornata e sono 3 squadre, Real, Atletico,
e Barça che giocano fino alla fine, Real Atletico vincono addirittura la Champions e l'Europa League e quelli là vanno fuori al quarto di finale. Cioè, hanno giocato tanto, sono arrivati scarichi, su questo non ho nessun dubbio. Potevano giocarla meglio, si fidano molto di come giocano, però non credo sia finito il calcio di possesso. Loro lo trovano molto congruo alla loro cultura, al loro amore per la palla. Secondo me il calcio di possesso non è finito, lo può giocare meglio di così. Ecco, bisogna avere Guardiola che si permette di farlo giocare gli inglesi, che poi sono inglesi a un certo punto, in un contesto dove il calcio di possesso palla non ne hanno mai fatto, ma di Guardiola uno ce n'è. Allora, guardate dove ha vinto, cioè, credo che abbia vinto 5 volte da 7 campionati via diretto in varie nazioni, può passare dal calcio tedesco al calcio inglese, è passato da quello spagnolo, non è mai venuto a allenare in Italia perché non ci sono le culture per farlo allenare qua, devi accettare lui completamente. Di Guardiola, Guardiola direbbe delle cose, questo non lo voglio, non lo voglio, non lo voglio, voglio giocatori adatti al mio calcio, e dice Pepe, però noi, il mio calcio lo giocano questi giocatori. Se volete vedere il mio calcio. Se volete, il mio, se, no, se volete vedere un altro, non prendete il calcio. E lui può permettersi di mettere. Infatti è un caso che al secondo anno ha vinto, la prima, il secondo anno. Esatto. E non gli hanno dato il tempo al Bayern Monaco. Anche se ha vinto. No, ma perché i tedeschi invece tendono a ragionare più come gli inglesi, una squadra come il City che ha investito quei soldi e fa fatto anche a vincere, si affida a lui. Ci sono dei pensatori che sono unici nella storia, fra tanti anni i manuali di calcio parlano di lui come l'uomo che ha vissuto 30 anni di calcio a un livello sopra. E non sei un calciatore che smette 5 anni e non ha più la condizione atletica, sei sempre un libero pensatore. Sì. Riattivare o tenere libero il pensiero è diverso.